Undicesima edizione, giornate Fai per le scuole. Sono 250 gli studenti che provengono da 10 istituti e che saranno i ciceroni dell'iniziativa, che oggi e venerdì li rende ambasciatori ed esploratori della bellezza del territorio in cui vivono. Le scuole che hanno partecipato oggi all'iniziativa hanno vissuto un'esperienza di educazione e formazione immersiva, scoprire Palazzo Moncada, uno dei gioielli della città di Caltanissetta. L'evento riguarda oltre 100 luoghi speciali in tutta Italia. Un evento nazionale che a Caltanissetta coinvolge tutta la comunità studentesca a partire da, diciamo, di ogni ordine e grado. Gli apprendisti ciceroni naturalmente che si cimenteranno nello studio e nell'approfondimento del Palazzo Moncada, in questo caso che è il bene aperto a tutti i cittadini e a tutti gli studenti, sono i ragazzi dell'istituto del liceo classico di Caltanissetta e invece dello Juvara Manzoni, che oggi sono i primi, così, i ragazzi che per primi si cimentano in questa entusiasmante avventura. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo naturalmente è appassionare una comunità studentesca che risponda con entusiasmo a temi di tipo culturale. Proprio a Caltanissetta la visita del palazzo è a cura degli apprendisti ciceroni del liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII e dell'istituto Alessandro Manzoni e Juvara. Il programma proposto dalla delegazione nissena riguarda Caltanissetta, Gela, Mazarino e Riesi. Tanto lavoro ed entusiasmo alla base della manifestazione, quattro luoghi diversi, con progetti che guardano alla storia e alle caratteristiche di ogni città coinvolta, con l'obiettivo di educare al valore e alla tutela del patrimonio culturale del territorio. Il Comune Caltanissetta ha scelto il Palazzo Moncada per metterlo a disposizione per le giornate del FAI perché rappresenta uno dei simboli più importanti del patrimonio culturale della città. E poter far conoscere questo palazzo anche ai giovani, perché ne possano conoscere sia le caratteristiche dal punto di vista progettuale, sia del patrimonio culturale del palazzo stesso e di ciò che esso contiene, e la mostra di Tripisciano, le opere di Frattallone e tutti gli altri artisti che si trovano locate all'interno del palazzo. L'obiettivo nostro è quello di fare in modo che il palazzo possa arricchirsi sempre di più nel suo patrimonio artistico e che possa diventare centro culturale per l'intera città.